Sono ripresi a pieno ritmo gli sbarchi su Lampedusa. Fra stanotte e l'alba sono arrivati 250 migranti e nell'hotspot si sfiorano le 1000 presenze. Agnese Licata. È durata poche ore la tregua negli arrivi a Lampedusa. I mini sbarchi sono ricominciati stanotte con circa 250 migranti a bordo di 8 barchini. Numeri che nuovamente mettono l'hotspot dell'isola in una situazione di pesante crisi, arrivando a sfiorare 1000 ospiti. Il sindaco Totò Martello torna a chiedere a gran voce la dichiarazione dello stato d'emergenza come nel 2011. Mi rivolgo direttamente al premier Conte, ha detto il primo cittadino. Il centro d'accoglienza va svuotato subito, non possiamo aspettare le navi quarantena. La nave destinata alla Sicilia dovrebbe arrivare tra domani e lunedì, con 600-700 posti a disposizione, ma il Viminale evidentemente stima che questa imbarcazione potrebbe non essere sufficiente, data la decisione di allestire alcune tende in un'area militare dismessa a Vizzini, in provincia di Catania. Gli operai in queste ore sono al lavoro per preparare la zona. Decisione che ieri ha scatenato le dure critiche del presidente della regione Musumeci e dei sindaci coinvolti. In un quadro che vede difficoltà nell'accoglienza anche a Pozzallo, Comiso, Porto Empedocle, sono arrivati a Palermo gli ultimi 33 migranti risultati positivi al Covid-19. Trascorreranno i 14 giorni di quarantena nell'hotel individuato già precedentemente durante l'emergenza dall'azienda sanitaria. L'economia ora, con i 500.000 posti di lavoro persi, potrebbe...